Beh. No. No, mi spiace. No. No. Oh. Nio! Il mio rovingio? Nio! Difendimi! Nio! Tu! Tu! Che fa? La proteggi? Ma lei esce tutta di fuori, la proteggi? Nio! Non dovevi farmi questo. Tu con mia moglie, Persifora, Persofora, Persefone. E adesso dovrai morire. Io ti sparerò. Moglie Persefira, meglio che ti sposti. E adesso prova a schivare i miei proiettili. Fatti sparare prima, aspetta. Pum! 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 Perché metti le mani? Signori! Scusate, la scena non è venuta. Salutiamo Tommasino che si è prestato. Vieni Tommy, vieni. Levi gli occhiali, grazie Tommy. Tommasino Accardo era l'unico che poteva fare questa parte. Ma come si fa a dire di no a uno come lei? Ma come si fa? Ma tu l'hai fatto solo per finta. Perché nella realtà tu cosa avresti detto se lei ti avesse chiesto? Sì, la realtà avessi detto sì. Dalle pure un bacio che non vede l'ora, ti vuole salutare. A lei. Grazie, prego, grazie. Prego. Bene, bene. Grazie Nio, porta questa ancora Nio, ti chiameremo Nio. Bene, io devo dire Monica, voglio ringraziarti sempre più alte. Grazie. Qui devo stare un punto di piedi, devo ringraziarti per questa tua partecipazione, stasera pago io e ci vedremo magari un'altra volta. Perché no, anche io ti devo ringraziare perché sapevo che qua avrei trovato un ragazzo bello, intelligente, sexy, pieno di talento. Vabbè, so cose che insomma le donne ti dicono di tanto in tanto e fa molto piacere questa cosa, grazie. No, ma non sei tu, no? Eros. Eros Ramazzotti. Ah sì? Non c'è? No. Sai i cantanti come sono? Vengono, cantano, poi c'hanno il concerto a Dusseldorf e partono, se ne vanno, quindi... Però sta cosa che mi hai detto mi ha fatto uscire l'Eros che è in me. Monica, facciamo una cosa, se ti piace tanto Eros, tanto è uguale, cioè nel senso, io pure riesco a fare... Allora, facciamo una cosa, voglio fare un piccolo esperimento di televisione. Si può fare? Vorremmo fare un primo piano a Monica Bellucci della durata di un minuto. No, dai, ancora una cosa. Io poi voglio vedere il grafico degli ascolti se in questo minuto gli italiani saranno abbagliati dalla tua bellezza. Ti prego, ti prego, ti prego. No, tu poi gli dici l'ascolto è responsabilità mia. Guarda che se mia. No... Scusa. No. Veramente, tu fai questa cosa, ti metti in primo piano e gli italiani rimarranno lincolati perché sei veramente... Cioè, guarda, facciamo prima... Mentre però tu fai il primo piano, io canto... Più bella cosa che c'è, dai! La canti? Sì! Primo piano di Monica per un minuto a partire da questo momento! Sono passati solo 10 secondi. Come è cominciata io non saprei, la storia è infinita con te. Che sei diventata la mia lei, di tutta una vita per me. Ci vuole passione con te, con me ci vuole passione. Ci vuole pensiero perciò. Ricordi la volta che ti cantai, fu subito un brivido, sì. Ti dico una cosa se non la sai, per me vale ancora così. Ci vuole passione con te, non deve mancare mai. Ci vuole
servirà di più per dirtelo ancora, per dirti che più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, unica come sei, immensa quando vuoi. L'accompagniamo, Eros, c'è un taxi che aspetta. Grazie Monica. Com'è che non passa Bellucci? La moglie infinita di te, cos'è quel mistero che ancora sei, che porto qui dentro di me? Saranno i momenti che ho, parole però lavoro di voce, lo sai, cantare d'amore non basta mai, ne servirà di più per dirtelo ancora, per dirti che più bella cosa non c'è, più bella cosa di te. Grazie d'esistere, Monica Bellucci, grazie. Ciao Monica, ciao Eros, grazie. Oh no, arrivi sempre tu prima. Arrivi sempre tu. Grazie di esistere.